Boh, proviamoci senza morire. Certo, come colazione non è proprio il massimo, eh. Prima che mi vengano a ammazzare. L'avrò cucinato male io, ma sa solo del bicarbonato e del zucchero bruciato. Ora vado a Roma per l'università. Ci vediamo dopo. La colazione è così così. Vediamo il pranzo. Non c'è nessun bigliettino dentro. È vuoto. Non sto in contatto con i piani alti. Non mi ha saziato per niente, però l'uovo era buono. Sembra un video fatto a caso, ma a mio parere ci sono degli spunti che si possono prendere da questa serie TV. Non vorrei sbagliare, ma mi sembra ci sia una scena in cui li mangiano. Direttamente dal negozio coreano di Roma. Crudo sa di nuvolette di drago. Non è male. Ma io penso che barerò e li andrò a cucinare. Bacchette direttamente dal padiglione Giappone dell'Expo di Milano. Decisamente meglio cotti. Adesso passiamo alla parte del video che ci interessa. Per prima cosa, la serie TV ci insegna che bisogna sempre ripagare prima i propri debiti. Possiamo notare come nessuno nella serie TV abbia ripagato i propri debiti e per questo siano finiti in un gioco mortale. Ovviamente il tutto è estremizzato, però c'è un messaggio dietro che è molto chiaro. L'altro messaggio importante dietro questa serie TV, che è un po' indiretto, è che l'ideatore lo pensò nel 2008. Tutti gli bocciarono questa idea finché Netflix non accettò e adesso è la serie più vista di tutta Netflix. Per questo è importante, quando avete un'idea, un progetto che per voi è interessante, dovete portarlo avanti fino alla fine. Detto questo, il video può finire qui. Vi chiedo di lasciare like, di lasciare dei commenti se siete d'accordo con me e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!